iniziamo. Direi di farci un sonnellino e poi battiamo ogni club. È quello che faccio in ogni città che visito. No. Chiamiamo tutti i club e vediamo se hanno una spogliarellista famosa di nome Angelina. Ci metteremo una vita. Anche di più. Forse non ci vorrà così tanto come pensate. Se gusta raga musica. Soy un soldado con mi concha asado. Calle. Y cuando a mí me vean siempre estoy contado. Mira esos gringos con mi Angelina. Me hace vomitar no más de pensar que huelen sus alientos. Mira, yo me cortaría los huevos y se los presentaría como un trofeo de mi amor. Si es que solamente me daría una bellísima sonrisa. Ella me dijo que yo le gusto. ¿Qué estás diciendo, José? Mira, perdóname que te lo diga, pero tú eres un hombre grandote, gordote y feo. Pero ella es un angelito, ella es una cosa bellísima, grandísima de Dios. ¿Qué estás diciendo? Edgar è un uomo molto pericoloso. Mi ucciderebbe se sospettasse che mi sto aiutando. Non lo vedo in pratica da quando è partito per l'America, un mese fa. Senti Angelina, non devi assolutamente più aver paura, d'accordo? Perché noi possiamo proteggerti. Non possiamo, non promettere se non puoi mantenere. Non ha importanza, non posso aiutarvi. Mi dispiace. Lascia perdere, dove vai? Batti valere, dai! No. Ascolta Angelina, questo è il numero del mio cellulare. Se mai avessi bisogno di qualcosa, non esitare a... Ah! Per la miseria, sembrava un brutto episodio di Bonanza. Che roba è Bonanza? Ragazzo, è il più bel telefilm della storia su un tizio che aveva tre figli, tutti avuti da donne diverse, molto molto simile alla nostra situazione. Io e Sammy guardavamo sempre le repliche quando eravamo piccoli. Era probabilmente l'unico momento in cui non facevamo a botte, giusto? Un telefilm stupido. Era grandioso, un vero classico, un'icona della televisione. Non posso credere che tu non abbia mai visto Bonanza. Non guardavate la TV in riformatorio? No. Comunque, tu saresti perfetto come Little Joe. Davvero? Era il più giovane. Tu saresti Hoss? No, tu sei Hoss. Grossi muscoli e l'abbraccio di ferro, perfetto. No, Hoss era famoso per la sua stupidità più che per la mole. Sei tu, Hoss, mio caro. Fottiti. Grazie per avermi aiutato, Sam. Come un fratello maggiore. Fratello? Ho solo impedito un omicidio. Però, che stronzo. Va tutto bene, non mi importa. Comunque il punto è che non abbiamo niente su Rodriguez. Non necessariamente. Mi ha dato il suo indirizzo e mi ha detto di fare un salto. Ha detto che dava una festa. Non statele troppo addosso per avere informazione, è spaventata, andateci piano. Vuoi mandare un ragazzo a fare un lavoro da uomini? Lei ha chiesto il ragazzo. Lo so, ma è una festa, potrei andare lì e conversare facilmente. Ascolta, potrei benissimo... controlla tutto in quell'appartamento, qualunque cosa può portarci sulle tracce di Rodriguez. Ricevuto. Farò del mio meglio. Auguratemi buona fortuna. Sì, d'accordo, vai adesso. Se lo succhierà fino al midollo e poi lo risputerà. Ciao. Ciao. Non c'era una festa? E infatti... Sono in anticipo? No. Sei tu la festa.
per aver risposto alle mie preghiere. Non esagerare ora. Sì, ho un certo talento. Sì, sì. Edgar! Ora ammazzo il tuo amichetto. Poi faremo l'amore un'ultima volta e ucciderò anche te. Tu hai detto che tornavi domani. Invece sono tornato prima. Ti scongiuro, uccidi me, ma non lui. È innocente e ha un talento divino. Sfumati i 200.000 di Leo. La cosa non gli farà piacere. No. Che succede? Allora, che avete scoperto? La madre di Rodriguez vive in una piccola città chiamata Vista del Fuego. A quanto pare i due sono molto legati. Lui ha detto ad Angelina che andava in America per un colpo grosso. Un momento, chi ve l'ha detto? Qualcuno alla festa? È stata Angelina. Gentile, no? Aspetta, non capisco. Era così abbottonata lo strip club? Cos'è? Ha cambiato idea? Lei era molto vulnerabile. Che significa? Leo, che c'è? Rodriguez è morto. Che vuol dire Rodriguez è morto? Che il ragazzo era a letto con Angelina, Rodriguez è sbucato fuori e io gli ho sparato. Eri a letto con la spogliarellista famosa? Cos'è che hai detto? Hai detto che hai sparato a Rodriguez e i miei 250.000 dollari! Conteremo ai 5 milioni di ricompensa per Wills. Ci servono informazioni che conducano alla sua liberazione. Rodriguez sapeva dove Wills. Ma sfortunatamente tu l'hai ammazzato! È stata una fortuna dal mio punto di vista. A letto. Era a letto con lei. Ecco il suo portafogli. Non ci vuole tanto. Chiamiamo l'ambasciata americana, intaschiamo i 5 milioni di dollari e andiamo avanti con le nostre vite.